amanti del cinema, io sono la Vero e oggi parliamo di La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia è l'ultimo remake della Disney, tratto ovviamente dal cartone animato del 91, e segue bene o male la stessa storia. C'è questa ragazza che è molto appassionata di libri, si sente ristretta nella vita di paese, sognò qualcosa di più grande, e per via di vari eventi si ritrova a essere prigioniera nel castello di questa bestia, che in realtà è un principe colpito da una maledizione per via del suo egoismo e ossessione per la bellezza. Ma parliamo subito degli attori principali. Emma Watson fa veramente un buon lavoro nei panni di Belle, anche se devo dire facevo un po' fatica a distaccare il personaggio di Belle dal personaggio di Emma Watson, se capite cosa intendo. Vedevo troppo l'attrice nella performance e meno il personaggio. La bestia è stata realizzata grazie alla motion capture, che va tanto di moda in questi anni, e Dan Stevens ha dato una buona performance grazie a questa tecnica che, secondo me, se avesse avuto del trucco in faccia molto pesante sarebbe stato un po' limitato con le espressioni. Ma soprattutto, più che i personaggi singoli, mi è piaciuta molto la loro interazione. Incredibilmente hanno interessi in comune. A entrambi piace la letteratura, a entrambi piace viaggiare il mondo. Quindi la loro chimica in questo film era giustificata molto meglio che non semplicemente: ah, siamo due persone in questo castello, quindi immagino che dobbiamo innamorarci, perché sì. E in generale tutto il cast era all'altezza del film. Ma secondo me il personaggio che ha avuto il miglioramento più grande rispetto all'originale è Maurice, il padre di Belle, in questo film interpretato da Kevin Klein. Ammettiamolo, nell'originale era già un po' fuori di testa di sé. E sì, era simpatico, ma sembrava quasi che Belle dovesse tenerlo d'occhio costantemente. Invece, in questo remake, è un vero e proprio padre affezionato alla figlia, che lo vuole proteggere, che farebbe di tutto per lei. E Kevin Klein proprio proietta questo sentimento ed è molto, molto affascinante. Anche lui ha una piccola canzone che... ah, scalda il cuore. Il personaggio invece che mi ha deluso un po' di più è stato Gaston, interpretato da Hugh Evans. Nulla contro la sua performance, però il personaggio in sé non era... mancava quell'elemento di divertimento. È un buffone, ti fa ridere, è divertente da guardare. Invece qua era molto più serio, aveva quei momenti di risatine, però nulla in confronto al Gaston originale, che faceva morire dal ridere. E anche nella canzone dedicata a lui non sembrava essere così coinvolto, era lì, va sì, dico due cose, eccetera, eccetera, sparo il mio vibrato a palla e basta. E invece, per quanto riguarda la grande controversia del primo personaggio ufficialmente gay della Disney, Le Fou, oddio, bannate il film, non va bene i bambini, non era nulla di scioccante, cioè... era chiaro che fosse gay, ma chiaro quanto l'amico gay di ogni singola rom-com che c'è sempre stato. E non ha portato nulla di sostanzioso in questo film per il fatto che fosse gay o meno. Cioè, non importava, in poche parole, giusto perché sì. Probabilmente il marketing ha gonfiato molto questa storia per far sì che la gente ne parlasse, perché la controversia fa pubblicità ed ogni pubblicità è buona pubblicità e vende biglietti. Quindi... è sicuramente più approfondito del cartone, però non aspettatevi troppo. Per quanto riguarda il cast degli utensili, tutti grandi nomi della miseria. E devo dire che ho avuto una reazione strana, perché durante il film lo guardavo, dicevo che forte, eccetera, eccetera, sono bravi, mi piacciono le voci. Alla fine, non è uno spoiler perché... ragazzi, cosa c'è da spoilerare? Quando tornano umani, era quasi... cioè, sembrava cameo dopo cameo dopo cameo dopo cameo. E quasi non mi ero resa conto che erano veramente in tutto il film. È stato stranissimo, mi ha distratto da morire. Cioè, ok. E immagino che questa cosa colpirà abbastanza in Italia, perché appunto sono doppiati, quindi non hanno nemmeno le loro voci. Per quanto riguarda il film come adattamento, beh... hanno fatto centro. Era realizzato veramente bene e le scene prese dal cartone sono state riadattate per renderle più piene, più vive, più coinvolgenti. Tutte le canzoni corali erano fatte molto bene. Noi di lì e guardavamo, ma che bello!
Forse la mia preferita è proprio la prima canzone del film, dove sono nel paese. Ero presa benissimo. Però ovviamente comincio a fare paragoni. Cioè, ah, questa canzone era fatta meglio nel cartone, questa canzone è fatta meglio qua. E questo ti toglie un po' dal film, perché tu ti aspetti una cosa e poi invece questa non succede. Però non è un adattamento puro, perché no, hanno aggiunto scene, sequenze, canzoni. E tutte quante mi sono arrivate come relativamente superflue. E in più molte delle canzoni aggiunte erano aggiunte solamente in parte, cioè avevano una strofa e poi finivano. Questa con eccezione di penso due canzoni in particolare, sembrava quasi che stessero cercando di renderlo più musical, più Broadway, con tante canzoni inserite all'interno del film invece che solamente quelle famose che la gente si ricorda. Alcune funzionano, altre meno. Però hanno richiamato Alan Menken a fare le canzoni e questo non può mai andare male. Grande Menken, tu hai riempito la mia infanzia. Probabilmente una delle parti del film brilla di più in assoluto sta nell'estetica. Come Cenerentola, bellissimo da guardare, i costumi sono bellissimi, le scenografie sono bellissime. Era proprio come se una favola ti si aprisse davanti agli occhi e tu sei lì stupito e guardi tutto e dici che bello. Sono sempre stata un po' dubbiosa sui remake Disney, ma su questo mi ero già cominciata a ricredere grazie al remake del Libro della Giungla, che se non avete visto la mia recensione del film la potete trovare qui, cliccate se avete voglia, che in breve ho trovato realizzato incredibilmente bene. Come ho detto, gli effetti speciali in quel film erano pazzeschi, non a caso Oscar quest'anno. E quindi avevo aspettative un po' miste per questo film, però devo dire che ne sono uscita contenta, ero soddisfatta di quello che ho visto, ero felice, mi sono divertita e immagino che il fatto che l'originale da cui è tratto questo remake fosse stato anche il primo film d'animazione nominato all'Oscar come miglior film, quando la categoria miglior film d'animazione ancora non esisteva, possa aver aiutato. E questo film riesce a essere un buon mix per chi ha già visto il cartone nella sua infanzia e che per chi viene introdotto per la prima volta a questa storia. Anche se devo dire che forse tra i due preferisco in ogni caso l'originale. Era semplicemente una perla di film. Ma ciononostante, al remake della Bella e la Bestia do 4 popcorn su 5. E voi invece cosa ne pensate della Bella e la Bestia? Lasciate pure un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, condividetelo e se non l'avete ancora fatto, beh, iscrivetevi al mio canale cliccando l'icona. Per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!